Buongiorno, grazie dell'invito al Centro Culturale Primo Levi per questa presentazione. Parliamo di La vita come dramma di Elsa Bernstein, Memorie dal campo di Terezin, pubblicato da Elliot, curato da Rita Blake e Birgit Kjupel e tradotto da Claudia Crivellaro, che è qui con noi per parlare. Buongiorno, salve. Allora, questo che appunto è appena stato pubblicato da Elliot è un documento veramente eccezionale. È un libro di memorie appunto sul campo di concentramento di Terezin, ma è un documento straordinario proprio perché racconta la vita all'interno di questo campo, la racconta nelle parole di una scrittrice, drammaturga, la quale, davvero usa anche in un memoir personale che lei pensava di trasmettere unicamente alla famiglia, quindi, quasi un suo diario in cui poi si perde anche in sue riflessioni sul passato, sul futuro, sul senso della vita, eccetera, ma sembra di leggere veramente un romanzo in alcune parti. Non solo, ma a parte il valore letterario che questo volume ha, ce n'è uno storico veramente molto, molto importante, proprio perché viene fuori esattamente la vita all'interno di questo stranissimo posto che è stato Terezin, un campo di concentramento che doveva essere portato a modello, quindi la propaganda utilizzava questo luogo per far sapere al mondo che in realtà gli ebrei non erano trattati poi così male, che le condizioni di vita in questi nuovi luoghi dove venivano trasportate le persone erano buone, c'erano spettacoli, c'erano negozi, c'era la possibilità di godere di un giardino, di intrattenere relazioni con gli altri ospiti, soprattutto naturalmente per quegli ospiti della Casa delle Celebrità in cui risiedeva la nostra autrice. Questa Casa delle Celebrità, era riservata a personaggi in qualche modo in vista, che avevano avuto meriti particolari sia dal punto di vista intellettuale, sia politico, sia nel campo delle scienze, insomma, personaggi illustri, ecco, che godevano effettivamente di privilegi particolari, per cui sì, vivevano in camere multiple, ma con degli agi che non erano pensabili per gli altri internati. Questo scenario è davvero unico appunto proprio per queste caratteristiche, ma unico anche per una dimensione di messa in scena. Gli internati e queste stesse celebrità vengono utilizzati a scopi propagandistici anche e si accorgono in qualche modo a tratti, o perlomeno Elsa Bernstein, sì, in alcuni momenti del suo diario lo fa emergere di questa appunto messa in scena, di questa farsa a cui sono costretti. Ci sono dei documentari realizzati molto dopo la guerra, uno anche piuttosto recente con delle testimonianze, in cui effettivamente queste persone raccontano della teatralità della situazione. E questo documento, appunto pubblicato da Elliot, è veramente la dimostrazione, ecco, la dimostrazione di quanto, di che cos'era la vita lì dentro. Per esempio, a un certo punto, tra le prime pagine di questo scritto, la Bernstein scrive:
racconta che appunto ci sarà un'ispezione e che addirittura cambieranno i nomi delle strade di questo campo. E dice: la nostra casa, la casa delle celebrità, all'improvviso si troverà nella Seestrasse, ma indicando un lago che in realtà non c'è e non è mai esistito, no? E conclude dicendo: perché Teresin deve trasformarsi nel lager modello, un pezzo da esposizione per il palcoscenico della politica. Ecco, è proprio questo. E appunto chiedo a Claudia se cosa ne pensa, soprattutto a partire dal titolo, nel senso che il titolo appunto è La vita come dramma. Quanto è adeguato secondo te questo Sì. titolo? Intanto, Nicole, ti ringrazio per l'introduzione bellissima perché hai detto cose che non sapevo. Nel senso che, no, nel senso che è molto bello rivedere l'opera riflessa nelle tue parole, no? Quindi, dopo averla elaborata e sudata, come ci siamo dette, risentirla spiegata con le tue parole, raccontata con le tue parole, e fa luce su alcuni magari coni d'ombra che in qualche modo erano rimasti tali, nel senso che sono stati lavorati ma non elaborati. Rispetto al titolo, infatti, io credo che sia stata una scelta molto felice da parte delle curatrici. Ed è stato importante che con l'editore abbiamo deciso di mantenerlo con Elliot, cosa che non sempre si fa nelle traduzioni. E credo che vada letto su molti piani. E principalmente, essendo memoria, sicuramente il termine dramma, per quello che implica dal punto di vista etimologico, quindi gli avvenimenti, gli accadimenti, è sicuramente quello più adeguato, ma senza pensare comunque che si tratti di un mero rapporto di quello che poteva essere la quotidianità all'interno di un campo di concentramento, perché, come hai anticipato anche tu, questo vorrei chiamarlo romanzo, ma non lo è. Queste memorie sono comunque qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto si è letto sull'argomento, soprattutto in questi mesi e nel giorno della memoria. Quindi dramma nel senso di racconto di avvenimenti, ma credo che c'entri anche il fatto che l'autrice non ha scritto per un pubblico, ha scritto per i propri familiari, ma in realtà non è riuscita a smettere di essere una scrittrice di drammi teatrali, soprattutto di quei drammi teatrali che lei amava e che rappresentava. Nel suo ambiente, nell'elite colta e culturale di cui faceva parte. Quindi i drammi di quel primo realismo e anche di quel neoromanticismo che segue dopo in Koenig Kinder. Era un'appassionata di Ibsen e rileggendo queste memorie sono riuscita a immaginarmele veramente trasportate su un palcoscenico e rappresentate, perché credo che proprio tutta la struttura di questo racconto sia forse anche involontariamente impostata in questo modo. E poi sicuramente non ultimo quello a cui accennavi tu, cioè il fatto che comunque fosse effettivamente una messa in scena, Teresin, perché e le cose che si trovano sull'argomento sono soprattutto in questi termini. Nel momento in cui nel 1943 la propaganda nazista ha sentito il bisogno di giustificare soprattutto quella Croce Rossa, l'episodio mi pare che nasca dal fatto che a Teresin più che altro venivano convogliati polacchi, tedeschi, austriaci, ebrei, ma a un certo punto, credo alla fine del 1943, furono convogliati una parte di danesi che non erano riusciti a fuggire in Svezia. E ne erano stati salvati tantissimi, ma mi pare che 500-600 fossero finiti a Terezin. E lì si era interessata la Croce Rossa danese, muovendo la Croce Rossa internazionale, perché fino a quel momento in realtà tutti i paesi
o hanno collaborato o hanno fatto finta di niente. Per cui a quel punto era diventato necessario utilizzare un campo di concentramento come modello per eliminare quelle che erano, diciamo, le voci, tra virgolette, che non erano voci, noi lo sappiamo, rispetto ai campi di concentramento. In effetti Terezin veniva chiamata, era la Theresienstadt, perché noi lo chiamiamo Terezin, ma era stato prima una fortezza, poi era diventato un paese. E nel momento in cui era stato utilizzato come campo di concentramento, in realtà le SS lo definivano un ghetto, non un campo di concentramento, perché volevano dare proprio a questo luogo un aspetto diverso. E quando è stata messa in atto questa, che Elsa chiama ironicamente una Verschönerung, un abbellimento, no, di tutta la città che viene trasformata, a un certo punto lei utilizza una sigla, QU-Stadt, Sì. che ho ricercato, credo, in tutto il mondo, compreso tutti i traduttori della rete, e siamo arrivati alla conclusione che si tratta della Kulturstadt, ma in forma anche qui molto ironica, perché appunto viene trasformata in una città non solo abbellita, ma anche in una città della cultura, dell'arte, dove si tenevano concerti, eccetera. Quindi anche in questo caso io credo che il titolo, cioè la vita come dramma e quindi come dramma teatrale e anche rappresentazione scenica e finzione, sia quanto di più indovinato ci possa essere, pronto per essere anche poi filmato in questo film dal titolo Hitler regala una città agli ebrei. Sì, infatti. Da segnalare anche che il regista fu deportato alla fine delle riprese, proprio perché i registi e tutti gli attori che parteciparono non dovevano rivelare a nessuno che si era trattata di una completa Una finzione. finzione. Quindi avevano ricevuto la promessa di essere poi salvati, ma alla fine delle riprese sono stati deportati e gassati ad Auschwitz. Sì, infatti appunto ho visto un documentario che è stato fatto recentemente. In cui appunto un testimone, un attore che era stato internato lì, commentava questo fatto rispetto al regista che si era offerto di fare queste riprese, appunto credendo effettivamente di essere poi così salvato. E il commento di questa persona era appunto di stupore, no? Come ha potuto credere a questa cosa? Però in realtà faceva parte proprio di questa bolla in cui si trovavano a vivere. E ti chiedo anche cosa ha voluto dire tradurlo questo libro, perché credo che dal punto di vista linguistico non sia stato proprio facilissimo. Non so se vedi il mio sguardo. Guarda, non esito a dire che credo che sia stata una delle cose più complicate che ho tradotto nella mia vita. Forse quasi come le poesie di Günter Grass, ma questa di più, perché, no, perché almeno Grass era vivo e quindi mi potevo rivolgere a lui. E ci sono stati tanti momenti in cui avrei voluto poter parlare attraverso una medium con Elsa Bernstein. Per capire, è stata una traduzione difficile per molteplici fattori. Prima di tutto la lingua. Allora, va detto che i genitori di Elsa erano praghesi, poi vissuti a Vienna, dove Elsa è nata, e trasferiti infine a Monaco, il tutto in una famiglia di origine ebraica, appartenente fra l'altro a un'alta elite borghese che utilizzava in modo molto molto voluto anche un linguaggio molto colto di un certo tipo. Quindi in realtà il tedesco di Elsa è un tedesco molto complesso, è un tedesco da impero austro-ungarico con delle fortissime influenze orientali, per cui
Diciamo che la scelta di alcuni termini al posto di altri ha reso veramente molto difficile, anche la struttura delle frasi ha reso veramente molto difficile la resa in italiano, perché erano costruzioni molto complesse. Io ho cercato in questo testo di essere più aderente possibile. C'è sempre questa cosa, no, che gira nel mondo dei traduttori, se la traduzione deve essere bella e infedele, ormai lo sappiamo, insomma, brutta e fedele. Essere bella e fedele in certe situazioni è veramente difficile. In questo caso, in accordo anche con la casa editrice, io ho cercato di essere più aderente possibile al testo proprio perché oltre a questo tedesco si inserisce anche il modo di scrivere dell'autrice, che era a un livello veramente molto alto, e aulico, teatrale, da dramma. Quindi anche nelle situazioni più banali, più quotidiane, più a volte cioè anche basse proprio come livello, utilizzava comunque una costruzione. E dal punto di vista linguistico e con delle frasi che erano da dramma teatrale, che erano da declamare in realtà, non da leggere. E quindi poi in aggiunta a tutto questo si aggiunge intanto un'ironia che non l'abbandonava mai e che si è nascosta in tutte le righe di queste memorie, a parte i momenti di grande tristezza che ha vissuto per la perdita della sorella e soprattutto in certi momenti quando hanno cominciato a capire che le persone morivano, soprattutto quelle che venivano trasportate e che non era così vicino, insomma, quello che doveva essere il viaggio verso la terra promessa, no? Era un po' la base. E però in realtà nella maggior parte del testo Elsa riesce a infilare in ogni riga un'ironia sottesa che per il traduttore è una trappola mortale, perché tu non sai mai se l'hai colta veramente, proprio perché è un tedesco diverso, proprio perché utilizza una costruzione di questo tipo. E non ultimo il fatto che parliamo di una donna con una cultura umanistica universale, per cui lei poteva parlare di Schopenhauer, di Schiller, non so, le preghiere di Lutero, di qualsiasi cosa che facesse parte del racconto, diciamo, dell'umanità, quindi tutta la storia, della nostra cultura, classica e non, lei la conosceva e la inseriva all'interno dei racconti, anche appunto di episodi o nelle riflessioni, ma senza preavviso. Per cui mi è capitato moltissime volte di ritrovarmi con delle frasi che non funzionavano, che non avevano da sole, non avevano senso, e a sfogliare furiosamente tutti questi dizionari, vocabolari, enciclopedie, dizionari dei modi di dire austriaci piuttosto che vecchi, nuovi. E alla fine, grazie a Dio, c'è internet, perché bisogna ammettere che è un aiuto importantissimo oggi. E alla fine, magari in tedesco, scovavo questa frase appunto, non so, nel Fedone, nel racconto della morte di Socrate, ma non è che ti raccontava che stava parlando di quello, inseriva semplicemente questa piccola frase perché stava bene in quel contesto. E sono convinta che tra tutte queste c'erano anche riferimenti a, non so, al discorso di Bismarck che aveva fatto qualche mese prima, oppure per cui in molti casi sono riuscita ad arrivarci perché ci sono dei documenti e delle cose che mi hanno aiutato a risalire a queste fonti. Probabilmente all'interno del testo potevano esserci altre frasi che lei ha messo in bocca a qualche personaggio o ha citato così con molta nonchalance
che magari aveva detto il politico, non so, di quel periodo e che magari non sono attestate da nessuna parte e io evidentemente potrei anche non aver riconosciuto. Per cui è stato veramente interessantissimo perché credo di aver studiato di più in questo periodo che in tutto il mio periodo universitario. Però è stato difficile e insomma anche di grande responsabilità. Sì. Io penso che vada letto almeno 2 volte questo libro, perché veramente una lettura non basta. Non basta. O si fa molto lentamente, in maniera ponderata, ma se si legge il libro come insomma, si fa normalmente, no? Quindi anche un po' divorarselo in qualche modo, effettivamente. Tante cose poi si perdono un po', almeno parlo della mia esperienza personale, ma insomma un po' si è spiazzati inizialmente quasi da uno shock proprio nel leggere di questa vita che rimane quasi quella dell'impero austro-ungarico con rituali di una società vecchia maniera, proprio di un'altissima borghesia che porta avanti le proprie abitudini. E quindi lei descrive, per esempio, la cura degli abiti, il fatto che andrà a un concerto e quindi vuole mettersi un po' più bella. Però stiamo a Teresina, qui dunque il lettore resta un po', effettivamente un po' spiazzato. Addirittura Esatto. si chiede: ma sarà vero quello che scrive? È sbalorditivo, no? E dall'altro veramente c'è questa scrittura così densa, densa di riferimenti veramente continui. Sì, capisco la difficoltà perché alcuni veramente sono sottesi proprio cioè sfuggono a una prima lettura davvero e altri sono dei rimandi che magari risuonano qualche cosa, no? Però uno non sa esattamente poi qual è il riferimento esatto che lei sta facendo, ma è davvero di una intensità e densità proprio culturale notevolissima. E un'altra cosa che mi ha colpito molto sono alcune parole che lei utilizza in questo libro. Per esempio, campo di concentramento credo che compaia 2 volte in tutto il libro. Le SS, anche loro, sono citate sì ogni tanto, ma effettivamente rispecchiano, credo, la vita dentro questo campo ghetto. Dove vigeva una forma di autogestione, naturalmente organizzata a monte dalla Gestapo e dall'SS, ma di fatto erano gli stessi internati a dover gestire la vita e le regole all'interno di questo luogo, no? Per cui mi hanno colpito in particolare 3 cose che volevo sottoporti. La parola responsabile, il trasporto verso est, che poi è la deportazione ad Auschwitz Sì. fondamentalmente o Dachau, insomma comunque verso lo sterminio a quel punto. E il controllo, che è quasi sempre chiamato controllo, qualche volta ispezione, ma molto più raramente. Che ogni tanto all'improvviso accade e cambia il ritmo della giornata, cambia il ritmo della vita degli internati. Non so se è una mia idea, ma queste 3 cose mi hanno veramente abbastanza colpito nel modo in cui vengono utilizzate E ripetute. e Guarda, ripetute, sì. sono tre cose che vanno insieme in tutto il testo. E responsabile è stata una scelta di battuta. E in realtà la parola vera che viene utilizzata è Eltes, l'anziano. E che però col tempo, in realtà l'anziano, l'ebreo anziano era il capo della comunità,
Ma col tempo questo termine piano piano si era evoluto ed aveva assunto appunto la parola del responsabile della comunità, che in una vita normale, fuori dal ghetto o dal campo di concentramento, era in realtà un ruolo importante. Soprattutto all'interno, ad esempio, del Consiglio degli Ebrei, quindi l'Älteste del Judenrat. Ma all'interno del campo di concentramento la parola responsabile da loro in molti casi era vissuta sempre come un ruolo importante, anche negli ambiti più piccoli c'era responsabile della camerata e responsabile della casa. In questo caso nella Prominenten House ce n'erano due: il responsabile e la vice responsabile, la Frau von Pecci. C'era responsabile della camerata, c'era responsabile dei gabinetti. Il problema è che la parola responsabile andava molto vicino alla parola colpevole, perché, e qui subentra il problema del controllo, nel momento in cui l'SS decidevano di verificare lo stato delle cose e lo facevano in un modo veramente irrispettoso in tutti i sensi, anche nella casa delle celebrità, perché assistiamo a un paio di controlli, anche quello per i pidocchi, ad esempio, che è una cosa tristissima, oppure quello successivo, di come era tenuta la camerata, quanti erano nella camerata. Ecco, in quel caso il responsabile non era responsabile soprattutto delle manchevolezze, e spesso non solo veniva punito per le cose che effettivamente venivano trovate non come avrebbero dovuto, ma poteva finire nel trasporto. Il trasporto, e quindi la punizione, poteva essere la perdita di quel ruolo. Lo spostamento in zone del campo di concentramento o in lavori molto più umili, ma anche il trasporto, quello che dicevi prima, il trasporto verso la Polonia inizialmente. Il libro inizia proprio con questo: il trasporto verso la Polonia è partito. Io credo che lo chiamassero trasporto, così, punto, perché non avevano nessuna volontà di capire cosa ci stava dietro. Per noi il trasporto era la deportazione, verso, in questo caso, quando arrivavano a Terezin, arrivavano appunto nel famoso campo di concentramento o ghetto, ma quando partivano andavano da Auschwitz o a Dachau, e si sa, cioè loro non lo sapevano, ma negli ultimi anni avevano cominciato a intuire, arrivavano notizie. E tanto è vero che mi pare che lì fossero giunte anche a un certo punto due ebree che erano fuggite da Auschwitz e che avevano raccontato quello che accadeva. E il fatto di continuare a chiamarlo trasporto credo che volesse essere un modo per non definirlo diversamente, cioè per non dare una era semplicemente un trasporto in un altro luogo, senza tutto quello che questo implicava, credo, che fosse. E poi, ritornando al discorso dei responsabili, quindi degli Ältesten, va detto che anche i responsabili dello Judenrat, del Consiglio degli Ebrei, erano sottoposti a questo tipo di verifiche. Tanto è vero che ne rimase solo uno vivo, Murmelstein, che ha vissuto a Roma fino a qualche anno fa e la cui figura è stata molto controversa e dibattuta. Il figlio credo che abbia cercato, anche scrivendo, di difenderlo, perché per molti era rimasto vivo perché aveva pensato soprattutto a se stesso, mentre lui sosteneva che il suo comportamento non era stato per salvare se stesso, ma per cercare di salvare più ebrei possibili. È una vicenda molto controversa, ma gli altri, Edelstein e quello successivo, non ricordo come si chiama perché c'era stato pochissimo, che erano la figura principale di questa autogestione, avevano fallito secondo l'SS perché avevano cercato di aiutare
aiutare gli ebrei a non essere trasportati o di nascondere delle persone, erano stati a loro volta con la famiglia trasportati. Quindi il responsabile in realtà assumeva una connotazione piuttosto scura. Forse mi viene da dire, fa parte un po' dell'inganno, no? Di tutta questa costruzione appunto che vigeva a Teresin, per cui l'illusione di avere un ruolo, diciamo, importante, che forse così poteva dare l'idea di avere un qualche genere di privilegio o comunque di essere un gradino sopra, in realtà quasi era il contrario, nel senso che veniva attribuita a questa figura poi una responsabilità e soprattutto la possibilità di scaricare su questa figura gli errori, le manchevolezze, eccetera. Sì, poi appunto a queste persone veniva chiesto di compilare addirittura le liste delle persone che avrebbero dovuto poi essere trasportate, Esatto. e quindi è veramente una funzione terrificante, insomma. Sì. Beh, non ti ho chiesto come siamo arrivati alla pubblicazione di questo testo e Sì, come guarda, siamo è arrivati. una... Questo testo ha avuto una vita molto particolare ed è un caso. Il fatto che noi oggi lo possiamo leggere ed è dovuto alla determinazione di un gruppo di donne. Praticamente Elsa aveva scritto queste memorie pensando di poter lasciare qualcosa ai familiari, forse anche nel dubbio di riuscire a uscire viva, diciamo, da questo luogo. E non ne abbiamo parlato, ma Elsa era ormai completamente cieca, quindi le Infatti. memorie venivano scritte su una macchina per ciechi. E al termine, quando fu liberata, riuscì a far trascrivere questi documenti e a farne un paio di copie. Una di queste coppie, lei dopo la liberazione si era trasferita dalla figlia Eva, che viveva ad Amburgo, sposata Hauptmann, quindi con un figlio, uno dei figli di Gerhard Hauptmann, che lasciò il manoscritto alla figlia Barbara, quindi la nipote di Elsa, che consegnò a sua volta il manoscritto a un'amica in America. Che fu contattata da una delle due ricercatrici, non la Kupel, scusami, ma ogni tanto devo guardare i loro nomi perché sono Blake. la Rita Beck. Rita Beck lavorava al Landeszentrale für politische Bildung. E stava cercando in realtà i nomi delle donne ebree che erano state deportate perché la città di Amburgo stava rinominando alcune strade e voleva dedicarle ad alcune donne deportate. E si era messo in contatto con questa signora americana che si chiamava Maria Holst, amica di Barbara, e chiacchierando. Era uscito il nome di Elsa Bernstein e Beck si ricordava che aveva assistito a una conferenza di una studiosa, appunto Brigitte Kupel, che raccontava appunto di uno dei drammi più importanti della Bernstein, penso che fosse Dahmerung. E parlando di questa autrice è emerso che in un cassetto questa amica della nipote della Bestman aveva ancora questo manoscritto, ma era lì dimenticato da anni. Per cui le due curatrici decisero di approfondire, cominciarono a leggerlo, ad analizzarlo e si resero conto effettivamente di aver trovato un documento unico al mondo.
Proprio perché, come dicevi prima, il fatto che in un campo di concentramento o ghetto, come preferivano chiamarlo loro, esistessero le case delle celebrità è una cosa che veramente fino a poco tempo fa non si sapeva. Ne erano a conoscenza i curatori di quello che oggi insomma è il memoriale di Terezin, perché avevano ancora delle foto e delle testimonianze, ma in realtà non avevano un vero racconto di come si svolgeva la vita all'interno di queste case. Va detto anche che una cosa che secondo me colpisce molto è che esistevano celebrità di tipo A e di tipo B. Le celebrità di tipo A erano quelle che le SS ritenevano celebrità perché erano o di provenienza nobile o alta borghesia molto ricca o artisti di vario genere, quindi scrittori, registi, attori di fama internazionale. Per cui per loro era molto importante, anche sempre ai fini della propaganda, che queste persone che avevano comunque contatti anche, che venivano anche cercati da fuori, dalla Germania, potessero dare, tanto è vero che potevano scrivere a casa, potessero dare delle informazioni positive su quello che accadeva. E poi nella casa di fianco a quella di Elsa c'era un'altra casa delle celebrità B, ed erano invece le celebrità che venivano definite dal gruppo degli ebrei, dal consiglio degli ebrei. Quindi poteva essere appunto il rabbino capo che arrivava lì di Vienna, oppure persone che all'interno del campo svolgevano dei ruoli particolari, o in alcuni casi anche persone, spesso donne, che erano state sposate con ariani e che di conseguenza, spesso forzatamente separate, ma che di conseguenza avevano comunque diritto a qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi diciamo che questo manoscritto, così come probabilmente tanti altri, ha rischiato veramente di non uscire mai, ed è stata proprio la determinazione, anche la nipote che aveva avuto la cura e l'attenzione, di dare il manoscritto in mano a questa amica che comunque si occupava dei temi della deportazione, dei temi delle donne ebree, e sapeva che in qualche modo questo manoscritto forse prima o poi avrebbe avuto la possibilità. C'è anche una cosa che io ho notato, prima parlavamo della scrittura di Elsa, e io non sono sicura che lei abbia scritto sempre, ogni giorno là, perché nella costruzione dei tempi ci sono molte incongruenze. E ho il dubbio che qualcosa lo abbia rivisto anche successivamente, perché a un certo punto comincia anche a parlare al passato, poi ritorna al presente. Quindi secondo me ha riletto alcune cose e forse le ha in qualche modo riviste, corrette, forse anche abbellite. Insomma, ci sono dei punti dove secondo me, ma questa è solo una mia sensazione, che non ho modo di poterla dimostrare, ha lavorato su questo libro anche successivamente. Lei è vissuta altri 5 anni dopo la deportazione. Infatti, e non sappiamo niente di cosa è successo in quegli anni lì, perché né la figlia né la nipote né, non c'è stato modo di approfondire. No, l'unica cosa che una frase che mi è piaciuta molto, che ho letto, perché è che probabilmente Elsa è sopravvissuta perché era troppo importante per se stessa. È una frase che dice la figlia, ed è vero, è una cosa che si coglie, ma io credo che fosse semplicemente perché era una donna che dava troppa importanza alla vita in generale. Ed è per questo che lei era così importante per se stessa, perché di fatto la sua sensibilità era rivolta anche a tutto l'ambiente che aveva intorno. Quindi, È vero. insomma, e poi anche la cosa che si facesse dei bagni gelati alla sua tenera età, ancora ad Amburgo, aveva colpito molto la nipote, se ricordo bene. Quindi era una signora veramente molto speciale. Sì, tra l'altro lei ha
Teresina arriva già anziana perché aveva più di 70 anni, no? Di 70 anni, sì. Sì, praticamente totalmente cieca. La sorella che l'aveva assistita fino a quel momento muore subito all'arrivo. E quindi, insomma, lei si trova veramente a affrontare una situazione molto dura da sola. Si fa molto amare dagli altri internati, da quelli della sua camera. Trova comunque degli aiuti validi che la sostengono, ma certamente lei ha veramente un amore per la vita, fortissimo. Ecco, quando ci siamo sentite prima di questo incontro, mi chiedevi della parte ebraica. Ecco, questo amore per la vita è decisamente una cifra ebraica, fa parte proprio della visione, no? Della vita che l'ebraismo ha. Trasmette ed è un qualcosa che probabilmente lei si porta dietro, indipendentemente dal percorso poi che la sua famiglia fa, perché loro si convertono, diventano protestanti tutti, ma è una scelta, le cui ragioni non le sappiamo effettivamente perché lei non le racconta espressamente, però nelle sue memorie fa proprio un lungo ragionamento su che cos'è la religione per lei, no? E anche quello l'ho trovato molto bello perché sostanzialmente fa un discorso di grande tolleranza. Adesso forse sto per dire un'enormità, ma è quasi una religione della vita la sua. Una religione che va oltre poi le differenze, le specificità, ecco, delle singole religioni, ma è proprio, appunto, parte tutto, credo, da un attaccamento alla vita, da un rispetto per la vita molto forte che ha e il fatto di trovarsi internata a Teresina. Come ebrea, esercita una spinta sovversiva anche sulla sua, percezione di se stessa, per cui si ritrova, appunto a parlare con, pastore, mi pare sia anglicano, no, non mi ricordo più, c'è cioè un pastore protestante, insomma, Protestante, sì, protestante, evangelico. evangelico, ecco, con cui La comunità evangelica. lei ha una grande confidenza con questa persona, comunque c'è una grande vicinanza spirituale, no? Però poi sul finire, tra l'altro c'è anche il festeggiamento del Natale, che è un momento molto toccante in questo racconto, no? Il primo, poi ce ne sarà un altro di Natale, insomma, le condizioni naturalmente peggiorano, eccetera. Sul finale, proprio a liberazione avvenuta, lei è su un convoglio che la porterà ad Amburgo perché la figlia è riuscita a chiamarla, a farla arrivare, insomma. E su questo convoglio, si accorge della presenza di un cappello nero, che è quello di un rabbino, effettivamente, no? E lei, appare confortata da questa presenza in qualche modo, no? Questa persona non parla, lei si chiede anche se forse non sa il tedesco, cioè, non si sa, però si accorge di una certa premura che questa persona le Le rivolge. usa. Esatto, l'aiuta a tirare fuori delle cose dalla borsa. Lei dice probabilmente per rispetto della mia cecità, no? Ma credo ci sia stato un percorso anche da questo punto di vista che viene fuori poi tra le righe, non è esplicitato nel libro, ma un percorso anche verso questa sua identità.
che sicuramente viene inizialmente forzatamente e poi però filosoficamente rivisitata. Ecco. Sì, fra l'altro quello che mi dice, che dicevi tu mi ha ricordato anche che effettivamente lei proprio questo amore per la vita, non solo la sua ma quella di tutti, io credo che lo dimostri anche nel fatto che si sofferma a raccontare la vita in modo molto molto dettagliato e completo delle persone che lei incontra, no? Della baronessa che ha sposato quest'uomo ricco e poi ha adottato, e oltre al fatto che ci offre degli scorci sociali e storici meravigliosi che non credo potremmo ritrovare in nessun romanzo o racconto, ma vedi che c'è proprio un'empatia nei confronti. La conclusione spesso di questi racconti che lei fa sono delle riflessioni sul fatto che ogni persona è importante perché comunque ha vissuto, ha amato, è stata amata, ha rappresentato qualcosa di molto importante per altri. E quindi io credo che dimostri alla fine di ognuno di questi racconti di vite, di queste figure che incontra e che spesso purtroppo poi perde, muoiono, eccetera, l'importanza della vita di ognuno, di ogni essere, indipendentemente, a volte fa confronti anche fra i vari livelli, no? Perché come dicevamo prima, all'interno di questa casa di celebrità vivevano in questa bolla, questa elite culturale, nobile. E a me ha fatto pensare a un film che avevo visto sulla Montagna Incantata. Sì. Avevo letto il libro, ma nel periodo in cui ho vissuto in Germania mi era capitato di vedere il film che rendeva veramente, e nel tradurre questo libro mi ci sono trovata in certe scene, in certi ambienti di queste figure che andavano incontro alla morte, anche se in un modo diverso, ma che continuavano a illudersi di poter portare avanti questa vita elegante, fatta in certi casi anche di un'ipocrisia che però serviva per sopravvivere. Sì, è vero, la Montagna Incantata si ritrova Esatto. moltissimo. Sì. Va bene, io ti ringrazio molto e a presto, alla prossima. Grazie a te, Nicole, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao.